È in corso a Spoleto la 66esima edizione del Festival dei Due Mondi, una delle rassegne più prestigiose a livello mondiale. Noi seguiremo gli eventi salienti di questa manifestazione grazie alla collaborazione ormai annosa con il professor Luca Filipponi, che ogni giorno ci manderà una sintesi degli eventi più eclatanti, quelli che hanno riscosso la maggiore attenzione del pubblico che numerosissimo in questi giorni affolla le strade del centro storico di Spoleto. Passo la linea al professor Filipponi e anche le prossime sere seguiteci perché vi daremo conto di tutto quello che sta succedendo in questi giorni a Spoleto. Ciao Fabrizio, sempre un onore collaborare con te e con la tua trasmissione. Siamo collegati qui da Spoleto, è in corso la 66esima edizione del Festival dei Due Mondi. Abbiamo seguito due momenti salienti iniziali. Uno si doveva fare in Piazza Duomo, poi, causa maltempo, è stato declinato. E poi il secondo, in realtà, è stata la presentazione vera e propria, una bella opera lirica al Teatro Giancarlo Menotti. Abbiamo seguito alcuni eventi collaterali nell'ambito del 66esimo Festival dei Due Mondi, che riprendono la grande edizione e la grande esposizione delle boutique dell'arte che inventò tanti anni fa il maestro Sergio Bizzarri. Al Caffè Letterario del Sanzi, la presentazione di due libri di grande successo e la mostra Astrattiti a Spoleto, che riprende la grande tradizione dell'astrattismo spoletino. E poi, sulla scia del format L'Umbria Segreta, siamo andati nel piccolo borgo, il Castello, paese Castello, di Vallo di Nera, nel quale è in corso la mostra del Spoleto Meeting Arte con ben 20 artisti presenti e ben 9 letterati presenti e che sono stati premiati nell'ambito del premio fatto nel piccolo paese. Credo che Bukowski sia un grandissimo intellettuale, un fustigatore di costumi, a modo suo. Credo che sia un intellettuale che manchi molto al mondo di oggi, perché appunto, altro che Sgarbi, Bukowski ne avrebbe dette di cotte e di crude, insomma, quindi ancora più in là. I miei libri, questo è il 14° che scrivo, andavano tutti in un'altra direzione. Poi negli ultimi anni mi sono riscoperto appunto uno scrittore di romanzi ed è cominciata questa trilogia con cui Maria appunto chiude questa vicenda, che è la storia di questo scrittore che vive momenti di successo e anche momenti di debacle, come un po' tutti gli scrittori, no? Avevi già fatto un precedente libro su Lucio Battisti, quindi questa è un'edizione ampliata. Emozioni private ritrae soprattutto un quadro intimo di Lucio l'uomo più che Battisti l'artista, quindi il personaggio mass mediologico che tutti abbiamo conosciuto. Quindi indago la sua personalità,
la sua vita privata, in che modo, raccogliendo le testimonianze dirette, di tutti coloro che lo hanno conosciuto, che lo hanno visto neonato, bambino, adolescente, ragazzo e poi anche adulto e VIP. Quindi ho intervistato i suoi parenti, il suo maestro di scuola, i suoi compagni di scuola, il suo maestro di musica e tantissime persone in quel di Poggio Bustone e anche oltre. Che sensazione, che leggera follia, sta colorando l'anima mia, immaginando, preparo il cuscino, un po' al volo. È già nell'aria qualcuno, sorriso ingenuo e profumo. Luci rosse fuori, champagne ghiacciato e l'avventura poi mi chiedo mai, accendo il fuoco e mi siedo vicino qualcuno. Quando poi da Poggio Bustone la famiglia si trasferisce a Roma, perché il papà Alfiero ottiene un lavoro al Dazio, si trasferiscono in una palazzina dove abitano i fratelli Polsinelli, quindi dei cantanti musicisti a livello materiale. Che però suonano dei pezzi forti come Johnny Guitar, eccetera, eccetera, e quindi si associa a loro e chiede una chitarra al padre, ma gliene rompe una in testa, quella dei fratelli Polsinelli, perché il papà desidera proprio la carriera universitaria e lui cerca di esaudire questi desideri di famiglia, si presenta pure all'esame di ammissione alla facoltà di ingegneria. Però racconta anche di essere andato totalmente impreparato, no? Tant'è che poi dirà di aver fatto il tema e di essere stato, secondo lui, considerato un sottosviluppato mentale perché va totalmente impreparato. E lo dice proprio ai docenti: dice, io sono venuto qui per far contento mio padre, ma in realtà io voglio fare musicista. Quindi il papà, disturbato dall'incessante strimpellio della chitarra dei fratelli Polsinelli che prestano la chitarra a Lucio, eccetera, eccetera, alla fine cede e gli regala una chitarra, dicendo, ecco, ti do una possibilità. E che possibilità? Io ho seguito un po' le tracce del grande Book perché credo che un po' come lui io sono un po' folle, sono abbastanza sognatore e molto eretico. E credo che appunto intellettuali di questo genere manchino molto nella società di oggi. Abbiamo bisogno di cultura, abbiamo bisogno di far crescere di più il nostro paese e abbiamo bisogno di combattere ancora una battaglia difficile e dura. Book sarebbe stato sicuramente dalla nostra parte. Importante, un punto di riferimento per l'arte. Mi piace il discorso che ha fatto sul cercare le cose migliori. Per noi, immersi in una natura così eccezionale, questo verde della copertina ha colto veramente appieno l'essenza del nostro contesto, significa anche avere l'armonia intorno. Sono stata fra gli alluvionati, per cui ho perso, soprattutto dal punto di vista della documentazione, oltre alle opere, eccetera, ho perso tutto. Perché io dovevo essere a Venezia in questo periodo con le opere che risultano qui, delle opere dedicate alla Via della Seta di Marco Polo. Sono le uniche opere che si sono salvate in toto perché le avevo già incartate, già messe, quindi galleggiavano. Ma sono sane, quindi arriveranno a Venezia. La prima volta
che riesco a partecipare. Io Gianluca lo conosco da più di un anno, però avendo perso mio marito e poi mia mamma che non sta molto bene, non riesco a viaggiare molto. Questo è il primo incontro che facciamo insieme e devo dire che a me l'arte e la poesia mi ha dato la forza di andare avanti nella vita. Perché avendo perso appunto un punto cardine della mia vita che è stato mio marito, da quel momento ho cominciato a scrivere delle poesie e già ho fatto due sintesi, un romanzo, e la poesia per me è un punto soccorso della vita e quindi anche l'arte, tutto ciò che è condivisione dell'arte per me è molto bello. Sono contenta di far parte di questo bellissimo magazine, complimenti per la redazione e per ovviamente il bellissimo festival del Menotti Arte, e questo è il libro che io ho portato al Premio Strega Poesia 2023, che è dedicato a tutte le persone vittime del cancro. E il 70% dei fondi di questo libro andranno al Bambino Gesù per la realizzazione di un centro di cure palliative pediatriche per i bambini, insomma, terminali, per fare stare con i genitori, perché insomma per i bambini che stanno male non è bello, io l'ho visto in questi 10 anni di ospedale. Ringrazio Luca perché mi è stato molto vicino. Arriva questo sisma che è devastante, e quel 19 settembre adesso, come presagio, prendiamolo come miracolo, come non miracolo non avvenuto, ecco, quel sangue rimase solido in quella teca, rimase pietra, e questa pietra per me, che è dato l'inizio del mio romanzo, era la pietra che è caduta sulle coscienze della gente, sulle persone, perché non è riuscita a diventare sangue liquido. Ecco, e quindi la speranza, che io dico, di Napoli, di tutti noi, è di risorgere a noi stessi. Quel sangue deve sciogliersi, quel sangue deve diventare liquido, deve sobbollire, deve cominciare a essere schiumoso e deve farci diventare tutti davvero nuovi rispetto a quella pietra che rimane in quella terra.